Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati qui sulla Campagna Italia. Allora ragazzuoli, in questo episodio praticamente andiamo a vedere se riusciamo a rimuovere tutta l'erbaccia dai terreni. La falsa semina è stata fatta, se vi ricordate, nello scorso episodio, anzi in due episodi fa abbiamo fatto la falsa semina. Nello scorso episodio abbiamo acquistato i semi e abbiamo preso appuntamento per revisionare un pochettino i mezzi. Allora, metto la dashcam sempre sulla mia testolina e andiamo a vedere cosa fare. Ok, ragazzuoli, ora siamo in GoPro, abbiamo la testolina bella a posto. Prima di cominciare, ragazzi, andrei a prendere il sarchiatore che mi ha detto il buon Piero di aver lasciato lì da lui. Costato un pochettino, 1000 euro, però vabbè. Andiamo con dov'è il mezzo? Andiamo con Landini. Devo ancora un po' abituare alle strade qua. Eccetto. Vabbè, noi andiamo tranquilli. Possiamo farlo, possiamo farlo. Allora, ragazzuoli, prima di iniziare io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, andare sul link in descrizione. Mi ha detto Piero che non l'ha messo al solito posto dove abbiamo conosciuto, cioè qui, ma mi ha detto... Ti lascio il cancello aperto. Ah, ecco. Metto, ti lascio il cancello aperto. Non ho capito se qui abita lui oppure no. Ah, eccolo qua. Qua un classico sarchiatore, vedete, con rete metallica, in modo tale che le piantine si infilino in questi anelli e vengono trasportati via. Ok. Questo lo agganciamo piano piano, sia mai che andiamo a spaccare qualcosina. Duma. Ovviamente nel terreno ci dovremo entrare con il New Holland perché sarà un bel po' infangato tutto quanto, ho paura di entrarci con Landini o 180. Andiamo di New Holland e via. Anche se potremmo tranquillamente andare ad utilizzare, stavo pensando adesso, potremmo andare ad utilizzare il mitico Fiat. Allora, questo qua io direi anche che possiamo lasciarlo qua. Perfetto. Ok, Landini parcheggiato. Sì, vai, prendiamo il Fiat cingolato. Piano piano, raga, però, eh. Non vorrei mai... Ops. Da tanto che non lo guido, si vede, eh? Perfetto, l'ha agganciato. Ho grossi problemi, non dovrebbe darcene, dico sull'anteriore. Io vorrei provare a utilizzare questo mezzo. Vediamo un pochettino se riusciamo ad utilizzarlo. Per prima cosa lo lasciamo qua. Vedete quanta erbaccia è venuta su? No, perché si è spento? Allora, vedete quanta erbaccia è venuta su? Adesso vado a chiudere i canaloni d'acqua. Ok,
e iniziamo. Ok ragazzi, ho tolto l'acqua ovunque, li abbiamo chiusi tutto quanto a posto. Io direi anche di iniziare a lavorare il campo. Tanto diciamo che ok, adesso si apre, lo apriamo noi. Diciamo che, come dire, non dovrebbe dar problemi. Tanto passiamo solo dove ci interessa. Ah, che bel lavoro che fa. Per 2000 euro, raga. Buttali via. Cioè, 2000, per... non mi ricordo quanto abbia speso. Poi chiediamo a Piero, chiediamo. Comunque, usato tutto quanto, io penso con 500-600 euro ci arriverà la fattura a casa. Perché ancora non ce l'ha mandata. Guardate qua, ragazzuoli. Che spettacolo di lavorazione. Ok ragazzi, andiamo a vedere gli altri campi. Ah no, qua c'è ancora qualcosina. Ah, maledetto, volevi crescere, volevi crescere, eh? Lui voleva crescere. Via. Passiamo agli altri campi. Ah no, anche lì c'è qualcosa. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco qua, a posto. Allora, nuovo campo, nuova lavorazione. Via. Andiamo lì. Andiamo a rimuovere tutta questa bruttissima erbaccia. Andiamo negli altri campi anche qua davanti. Via. Ragazzuoli, fatemi sapere se vi piace questa serie. No, perfetto. Vai, vai, vai. Vado un pochettino su di giri. In mezzo qua. Andiamo a terminare. Così almeno il grosso l'abbiamo tolto adesso. Se dovesse uscire ancora fuori, l'infestante, ovviamente andremo a trattarlo in modo diverso durante la crescita del riso, eh. Cosa qua la scamazziamo, opla, con la ruota. Ok, andiamo a vedere quest'altro. Ok, perfetto, uno è fatto fuori, andiamo a far fuori anche l'altro.
Anche qua ce n'è un po'. Dai, dai, dai. Un po', ma non così tanto. Ah no, invece sì. Abbassiamo. Partiamo. Questo qua dovrebbe essere l'ultimo campo di riso che abbiamo. Adesso andiamo qui sopra, facciamo quelle due chiazze lì. Andiamo, andiamo. Opla. Ok, ragazzi, dovremmo aver finito. C'è questo campo qua che quella parte di in fondo non l'abbiamo fatta. Ok ragazzi, stiamo chiudendo un bellissimo attrezzo che abbiamo appena preso da Piero. Il suo l'ha fatto. Possiamo tornare tranquillamente in azienda? No, perché già che ci siamo, raga, vado un attimo ad aprire i fossi di nuovo, cioè vado a chiuderli. Poi quest'inverno dobbiamo far sparire tutta quest'erba da qua, non mi piace proprio per niente. Allora. Ok. Ops. Ok, vado a vedere gli altri dove sono, che mi dimentico sempre. E ci vediamo. Ok ragazzi, ho aperto tutti i fossi di nuovo, così possiamo andare, mannaggia, così possiamo andare a seminare nuovamente. Abbiamo lasciato un po' di strisce sui campi, vabbè. Il nostro primo anno miglioreremo. Guardate qua che poesia, che spettacolo, le risaie. Vabbè. Qua sempre chiuso. Ragazzi, io spero che vi sia piaciuta questa lavorazione con questa bellissima gabbia qua dietro. Qua i signori prima o poi ci manderanno in quel paese perché facciamo sempre casino con tutti questi mezzi. Erano un po' di anni che vivevano. Che vivevano senza nessuno perché non era usata. Purtroppo per loro, mi dispiace dirlo, ma. Ok, riposati, riposati, che tu l'hai fatto. Prossima volta non ti prendiamo più perché abbiamo visto che sei un po' provato, eh. Allora, ragazzuoli, la falsa semina ha dato i suoi frutti. Ora in teoria non dovrebbe più, almeno il grosso dovremmo averlo tolto dell'infestante. Gli uccellini qua si fanno il bagnetto, via dall'acqua. Allora riporto in farm qui il laser che non ci serve per il momento. Questo qua.
E poi volevo un attimino vedere, perché qua volevo mettere una pubblicità o un qualcosa in modo tale da comunicare chi siamo, perché non c'è nulla. C'è completamente nulla. Quindi volevo mettere qualcosa, un cartellone, qualcosa, adesso. Poi vediamo. Lo mettiamo qua. Allora, nella prossima puntata, ragazzuoli, andremo a vedere la semina col T6. Guarda qua che bello che è. Spettacolo. Andiamo a vedere la semina, quindi ragazzuoli, rimanete collegate. Link in descrizione per iscrivervi, per seguirmi su Telegram, se volete fare due chiacchiere, due parole, Instagram e tutto quello che volete. C'è anche server Discord Mondo Game, raga, se vi serve una mano, qualcuno, qualsiasi cosa per farming, potete entrare lì. Ciao uccellino. E niente ragazzuoli, noi ci vediamo alla prossima puntata qui con Scatouche nella campagna Italia. E niente ragazzuoli, ciao.